Rieccomi in un altro video. Oh, fa sta freddo. Ma mi dovete dire, ma quando si va a votare? Perché io nella tele ho ascoltato che si andava subito a votare. Ma sarà mica vero? Boh, adesso sono le 18, 18 e mezza. Sta calando il sole. Vediamo se mi filmo bene oppure vengo come in un altro video che ho fatto, che vengo tutto sfocato in ombra. Perché dipende se il cellulare lo tengo bene allineato oppure se me ne va in giro e poi magari vengo male. Beh, allora stavo a dire, ma quando si va a votare? Perché Renzi, voi non l'avete votato. Avevate votato Bersani. Poi alla fine è risultato che poteva fare meno cose di Berlusconi e Grillo messi insieme. Poi vi ho detto per l'ennesima volta, l'altra volta, che il vero originale inventore del Vaffa Day è stato Giorgio Braccardi con il suo Fangala. Arrassare Fangala! Fangala! Basta cercare in internet Fangala e Arrassaran Fangala. Il grande Giorgio Braccardi ha inventato il Fangala Day, perché mandava tutti i politici della Prima Repubblica. Fangala! Arrassaran Fangala! Che si metteva da turco, no? Maluk Malik. Ecco, cercate in internet Maluk Malik. Fangala, Fangala, ting! Io mi ricordo negli anni 70 e 80 come mi divertivo da bambino e da ragazzo vedendo Giorgio Braccardi. E adesso Beppe Grillo lo vuole imitare. E non ci riesce. È veramente incredibile come fra comici si imitino, si copino. Vabbè, il grande Giorgio Braccardi, che per me è stato molto più grande di Beppe Grillo, è inevitabile che lo imitino, che lo copino. Però addirittura che sia un comico in vesti politiche o un politico che fa il comico, che si ricorda di essere comico, a imitarlo non mi sembra molto bello, soprattutto perché sta facendo politica, che poi ha perso mezz'ora di tempo almeno per parlare del barboncino della compagna di Berlusconi, facendo un comizio politico, e ha finito che ha fatto uno show. Ma allora che programmi presenta? Poi noi ci lamentiamo che i politici della Prima Repubblica non avevano degli obiettivi e non avevano dei programmi. Come dopo il boom del Movimento 5 Stelle, che sembrava che rivoluzionavano la politica, si limitano a delle manifestazioni satiriche e a degli spettacoli, a degli show divertenti di comicità di bassa lega, come neanche nella Lega hanno fatto. E non c'è rispetto. Comunque fa molto freddo. Aspetta che entro dentro perché mi sto congelando. Faranno 15 o 10 gradi. Rieccomi. Non che in casa faccia molto più caldo, però no, almeno non c'è il vento. E dicevo, veramente, io non so che cosa ci riservi la politica in Italia, non so nemmeno se si può chiamare politica. Che vergogna! Ma com'è possibile? Comunque vi ringrazio di seguirmi, che io al momento lotto con me stesso perché vorrei fare un quaderno dove scrivere tante cose. Dovrei riprendere la lettura, anche se sono delle letture che non hanno nulla a che vedere con quello che cerco di dire. Però vi ringrazio perché mi seguite. Ho fatto dei tutorial, e poi soprattutto mi piace parlare a zonzo così. E quindi per quanti di voi mi hanno detto: "Ma perché i tuoi video a volte sono di bassa risoluzione?" Care amiche ed amici, il vostro Santen Chan è disoccupato. Infatti, se mi volete aiutare, guardatevi tutti i video del mio canale di YouTube. Vi sfido a farlo. Voglio vedere se riuscite a guardare tutti i miei video e a votare per tutti i miei video mi piace e
e a condividerli nelle reti sociali, e ve ne sarei molto grato. Magari YouTube mi dà qualcosa, perché sono disoccupato. Allora, pensare che questa mattina mi hanno chiamato mi hanno fatto molto contento, perché dal servizio tecnico mi hanno detto che mi hanno riparato il mio tablet Eurocase EUTB 740 710 MDQ, che è un modello molto economico, perché io avrei preferito il Samsung. Il Samsung più piccolino di tablet costava quasi il doppio. E invece il vostro Sant'Egan è disoccupato. Poi mi sto filmando con un Nokia Asha 302, che non è male per filmare, però per tutto il resto è un po' una chiavica di cellulare. Per navigare in internet non è lo stesso che i cellulari Android. Vabbè che io c'ho, questo è il cellulare che ho regalato a mia madre, io c'ho un Galaxy Young 5360, preferirei un Note 4 oppure un One X 2 della HTC, oppure preferirei un L3 della LG. Se voi mi vorreste aiutare, guardate i miei video, fate clic nei banner pubblicitari, ho anche una filmatrice Everio, però filman 720x480. Poi ho una connessione di internet lenta che non arriva a superare 2 megabit. Dovrebbe arrivare fino ai 6, ma non ci arriva mai, e quindi necessiterei di una connessione di 40 o 100 megabit, di un editore di video per editare in 2 o 4K. Però per il momento mi arrangicchio. Infatti, l'ultimo video che ho fatto non gli ho dato un'edizione Full HD, anche perché sì, il mio editore gratuito VCS non so che si è attualizzato e adesso c'è 4 categorie: standard, media, alta e super alta. Allora io gli ho voluto dare un formato super alto o alto, hide o highest, e invece era troppo pesante il video perché ha rinnovato i codec. Allora metto un peso normale di video e l'ho fatto 920x720 in qualche cosa del genere. Cerco di dargli il formato più piccolo adesso per editare il video almeno in una mezz'ora e pubblicarlo in 40 minuti, perché altrimenti fra che gli do un'edizione nel computer, perché il formato del cellulare pesa di più quando lo togli dal cellulare, l'archivio digitale peserà 300 megabit. Allora, perché pesi meno, lo metto nell'editore. E adesso voglio editarlo in mezz'ora e pubblicarlo in mezz'ora. Se no, nel passato sono stato ore ad editare un video in gran formato e poi a pubblicarlo in YouTube perché mi veniva di un gigabit il video. Ma non vale la pena, almeno finché non si guadagna, perché è tutto tempo perso. Invece adesso addirittura scendo la risoluzione del video, non dico 640x480, ma almeno che sia 800x600 o 900 e passa per 7. Ecco, mantenere un minimo di 720, così viene o QH o HD, perché sia quality high o high definition. Beh, adesso non mi starò più annoiando con questi dettagli tecnici, però è che mi dovete dire le prossime lezioni che hanno, è perché ho letto in internet che qualche grillino ha detto che ci saranno delle lezioni o nel 2015 o nel 2016, e poi qualcuno diceva che ci saranno delle lezioni a fine 2014, amministrative o politiche, di medio o largo termine, perché io non ci sto più a capire niente. Quindi aspetto delle risposte da voi. Vi ringrazio di seguirmi. Stiamo già forse a 56.000 o 57.000 visioni. E mi raccomando, diffondete i miei video fra tutti i vostri contatti ed amici. Vedeteli tutti se mi volete aiutare.
perché forse da questa possiamo uscire insieme. Io sono disoccupato e almeno mi daranno un centone di dollari quelli di YouTube se mi aiutate. Poi un'altra cosa, io cerco di vedere i video dei miei iscritti, la maggior parte di loro sono dei gamer e io si vede che piaccio a quelli che giocano, perché quasi tutti i miei iscritti sono dei gamer. Ma poi un'altra cosa, che la maggior parte dei gamer iscritti al mio canale Santenchan gli piace esclusivamente Minecraft e quell'altro gioco che si chiama Whale, non so che. Quindi si vede che proprio il mio canale attira specificamente i giocatori, ma in particolare i giocatori di Minecraft. Non so perché. Mi piacerebbe che mi mandiate delle video risposte ai miei video. Quando ne vedete uno che vi piace, filmatevi e quindi mettete il link del vostro video come risposta al mio video, così come io ho fatto con Pietro Trevis, anche gli ho dato delle video risposte, gli ho messo il link in risposta e lui poi ha visto il video e mi ha risposto. Peccato che non mi ha video risposto, neanche mi ha risposto in un video, però se uno vuole video rispondere fa un video, poi mette il link come risposta al video. È tutto, forse più in là parlerò di qualcos'altro, ma questo era per mantenermi in contatto con voi. Arrivederci e grazie dal vostro Santenchan. Ciao.